Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi intro diversa per questo Roma-Milan. Perché? Perché a parte il 7-1, lo so, commentate qua sotto, già vi divertite, fa piacere. Oggi, visto che vogliamo ripartire, cambiamo format. Non è più radiofonico ma più televisivo. Infatti, caro camera, ve ne andiamo. Venga con me, che vi facciamo un po' vedere come siamo sistemati. Adesso stiamo preparando il tutto. Abbiamo il nostro maestro che mai banale sta sistemando un po' il tutto. C'è anche Asia che sarà l'addetta social, leggerà i commenti. E quindi questo è, tra poco partiamo. Detto questo, restate con noi con enfasi indifferente e forza Roma. Domenica 3 febbraio 2019, ben ritrovati su Roma Crew. Benvenuti in questo posticipo della 22esima giornata di Serie A Team 2018-2019. È Roma-Milan, deve essere la partita della svolta. Infatti, come vedete dalla nostra disposizione, cambiamo un po'. Non è più ambito, se vogliamo, radiofonico, è molto più televisivo. Speriamo chiaramente vi piaccia, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Ma io, più che dilungarmi ulteriormente, vado subito a presentare intanto me stesso. Sono Federico Marconi, buonasera a tutti, e presento il mio parterre di questa sera, partendo dalla mia spalla destra, il buon Pablo Giallorosso. Buonasera a tutti, ciao Federico, ciao a casa e anche voi qua in studio. Poi un'ulteriore spalla destra, la vedete qui in basso, mai banale, il nostro Libano PF. Buonasera. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, a te Fede, a tutti gli amici qui in sala, gli amici che ci stanno seguendo e ovviamente forza Roma. Sempre e comunque, soprattutto in questo periodo, si è alzato, io lo volevo presentare, il nostro regista che vi saluta, il nostro regista, più che altro mixerista, fa di tutto, il maestro Aitonio. Vedete anche la nostra ragazza del giorno che si occuperà del social, di leggere i commenti, dell'interazione con voi, e quindi buonasera anche ad Asia. Buonasera a tutti. E poi lo vedete dietro per l'after match dopo, quindi un'altra diretta, insomma cose belle, Eleven Secco. La Roma oggi in campo posizionata da mister Eusebio Di Francesco con il consueto 4-2-3-1, tra i pali Robin Olsen, difesa 4 da sinistra verso destra, composta da Alexander Kolarov, Federico Fazio, Manolas e Karsdorp. I due a centrocampo, vista anche l'assenza per squalifica di Zonzi e Cristante, torna Daniele De Rossi, il capitano, dopo un lungo infortunio, a fianco a lui Lorenzo Pellegrini. I trequartisti dietro Dzeko saranno Florenzi, Zaniolo e Patrick Schick. Questa è la vera novità di quest'oggi. Guarda, riprendo la linea perché attacca la Roma in modo molto interessante, con Dzeko all'interno dell'area, destro a giro, Donnarumma si distende la mente in calcio d'angolo, palla gol al quarto d'ora, la prima nitida del match a favore dei giallorossi con Edin Dzeko. Ritmi sicuramente non blandi, devo dire un po' di confusione, se sei d'accordo Pablo, in questo avvio di partita, no? Sì, un po' di confusione, si fa fatica a trovare un fraseggio liquido, diciamo scorrevole. Te mi sa che dei liquidi te ne sei liquidi fatto un prima, po' troppi, no? Diciamola questa cosa. Liquido is the new fluido, probabilmente. Sì, fluidamente. Voleva forse dire quello, però. Sono sinonimi, dai, una cosa, esatto. Fluida è anche una cosa liquida. Cioè, non insisti, mi raccomando. Io una cosa posso dirtela dal mio punto di vista. Adesso sentiamo anche magari che ne pensa il nostro PF. Intanto però Piontek spinge in porta il pallone dell'1-0 al 26esimo. Ancora Christoph Piontek che segna il suo 14esimo gol in campionato, il cross dalla sinistra, però mi sembra che la Roma abbia perso la palla lì in quella zona di campo in maniera anche molto sciocca, quindi arriva il traversone a mezza altezza, ci si avventa Piontek e Olsen può soltanto toccare ma non evitare che il pallone finisca in porta, quindi Roma 0, Milan 1 al 26esimo del primo tempo. Abbiamo visto anche sugli spalti, insomma, un tifoso che si lamentava. Qui perdiamo una palla, io direi indegna, con Lorenzo Pellegrini che poi non riesce a recuperare. Arriva fortunatamente a Piontek, che lo sappiamo, quando sta lì non te perdona. E infatti, scusami un attimo Asia, perché c'è la reazione della Roma immediata con Zaniolo che va in porta addirittura da posizione impossibile, Donnarumma in due tempi. E allora prego, leggici qualche commento. Ci hanno appena scritto: secondo me la Roma dovrà prendere su Zaniolo. Ci ha provato subito, guarda, t'hanno preso il tempo, subito Zaniolo, subito Zaniolo. Effettivamente speriamo di sì, perché è uno dei migliori in questo periodo. Vabbè, ma adesso io non andrei troppo a responsabile. C'è staccanimento contro Olsen perché, che non si capisce. Ragazzi, guardatemi, perché adesso Olsen in questo momento, cioè se davanti 10 giocatori davanti a lui non gioca, cioè qual è il problema di Olsen? Parliamoci chiaro. Attenzione alla conclusione da parte di Zaniolo e Donnarumma a salvare tutto. È fondamentale segnare almeno un gol prima della pausa. E prova a farlo la Roma, che riparte nuovamente con Pellegrini che si accende, poi riesce a far arrivare in qualche modo la palla Schick che allarga dalla parte opposta dove c'è Florenzi. Zona tiro, se la porta sul destro, va in porta Donnarumma, la tiene lì.
va bene, bisogna tirare, è essenziale questo, perché se non tiri non segni. E andiamo dal maestro tra pochissimo, perché c'è Dzeko che la lascia di Florenzi al lato. Sta pippa de merda. No. Vabbè, anche meno. Anche meno, maestro, però fuori gioco, ok. 30 denari. Grande occasione per la Roma. Ve lo fa un po' il populista. Al 42esimo. Che sai, su YouTube funziona, no? Boh. Se in un anno e mezzo Di Francesco effettivamente un gioco alla Roma non lo ha dato, allora lì è un problema. Mentre c'è un palo clamoroso, Dzeko, Donnarumma, che parata ha fatto. Continuiamo a parlare male della Roma, che può essere che la vinciamo. In realtà non è palo, ma è Donnarumma anche nella prima occasione. Due miracoli pazzeschi. Non è palo, Donnarumma. Sì. Duplice fischio di Maresca all'intervallo. Roma 0, Milan 1, decide Piontek al 26esimo. Che primo tempo avete visto a giro? E poi andiamo a leggere qualche commento. Diciamo, si può dire? Sì, l'hai detto ormai. È un primo tempo in cui la Roma ha avuto delle occasioni che poteva sicuramente sfruttare. Il gol del Milan gliel'abbiamo praticamente regalato noi, possiamo dirlo. Sì, è stato bravo Piontek da rapinatore d'aria. Però noi gli abbiamo perso innanzitutto prima una palla con Pellegrini, palla che tu là non devi mai perdere. E innanzitutto poi Piontek in mezzo a Fassi e Manolas. Mi spiegate come sia possibile che ha avuto tutta questa tranquillità nel colpire il pallone. Quindi io voglio pure evitare di dire che Olsen abbia fatto una papera, perché a quel punto lì nemmeno ci dovevi arrivare. Axa scrive: sarebbe meglio se vincesse la Roma e si prende i punti, o che perde e si prende un nuovo allenatore? Io credo che anche in caso di sconfitta non prenderebbe un nuovo allenatore, quindi a questo punto preferisco sempre di fare il bene della Roma, e quindi i tre punti che ci servono come il pane. Diretta per il secondo tempo di Roma-Milan, ovviamente con il parterre al completo. Rientriamo con tanta voglia ovviamente di ribaltare il risultato. Secondo tempo che inizia in questo istante. E allora ve lo racconteremo come meglio possiamo fare, sperando anche che cambi qualcosa. Roma che mi sembra partita subito aggressiva col cross di Karsdorp, palla che passa sul secondo palo, Donnarumma in qualche modo sceglie, arriva Zaniolo a mettere dentro il pallone dell'1-1, il pareggio di Nicolò Zaniolo. Siamo ancora vivi. Segna solo in casa per ora, 3 gol di Zaniolo in campionato, 3 in casa in 13 partite. Però il primo sotto la Sud, te lo dico subito. Fantastico, l'abbiamo visto, infatti è andato sotto la Sud. Adesso ragazzi, un ragazzino di 19 anni, all'età mia questo. Andiamolo a raccontare però questo gol, sì, ragazzi, perché c'è quasi l'autogol di Romagnoli, se non sbaglio, che mi sarebbe piaciuto anche di più, devo essere onesto, per una questione mia, insomma, che tutti ben sappiamo. Palla che invece sbatte poi sul piede di Donnarumma, che anche qui è reattivo, e arriva Zaniolo con una cattiveria indefinibile, perché scaglia con tutta la rabbia che ha in corpo questo pallone in rete sotto la Sud, come abbiamo detto. E quindi cominciamo subito alla grande, e adesso dagli Roma. Si arresta il numero 8, che poi fa salire a sua volta Bakayoko, e quindi il cambio di gioco dalle parti di Riccardo Rodriguez, prova a stringerlo e ci riesce egregiamente Patrick Schick. Grande scivolata, palla in fallo laterale. Anche buona partita da parte di Schick quest'oggi, eh? Abbiamo visto già nel primo tempo quel colpo di testa molto interessante, che ha messo in difficoltà il Milan e soprattutto Donnarumma. E qui invece abbiamo messo una bella Schick volata. Vabbè, questa la dovevo dire. Questa io devo dirlo, io che me l'ha copiata, perché io non ho il microfono. Quando? Da prima, perché l'ho detto io, signor PF. Ma no, stai rivendicando una minchiata, non ti dico. Ho visto una situazione sicuramente temporanea, ma che portava Zaniolo largo a sinistra perché Kolarov non c'era. E infatti qui si apre un'occasione clamorosa per il Milan, con Suso dalla destra. Kolarov saltato lo mette giù. Tutto il Milan a protestare, ma Maresca dice che non c'è nulla, poi ammonisce per proteste Paquetà. Io qui però la voglio rivedere. Sì, io pure, perché ho visto una spinta. Vediamo un po' cosa accadrà. Ecco, allora, rivediamo. Questo sposta il pallone a Kolarov, e questo è calcio di rigore per il Milan. Questo sì. È calcio di rigore per il Milan, solare proprio. Altra ingenuità, vorrei dire. Ma qui mi chiedo, Kolarov, più che altro, con quale intelligenza faccia una cosa del genere, perché è chiaro che quello sia calcio di rigore. Adesso vediamo comunque se Maresca chiederà l'aiuto del VAR, anche se in realtà non c'è nulla, non si rivede, calcio di punizione per la Roma. Qua errore di Maresca, perché il VAR andava controllato. Però seguiamolo l'angolo, quando siamo al 71esimo, sul pallone dalla bandierina che divide la tribuna Tevere dalla curva sud, c'è e parte Pellegrini, che la mette dentro di testa, il tocco di Dzeko, poi Manolas, palla che resta lì, confusione pazzesca, alla fine Donnarumma a salvare tutto. Roma ad un millimetro dal 2-1. Un millimetro veramente, un passo così, non è la prima volta che si creano queste occasioni. Rivediamo adesso, e Dzeko a saltare, altra risposta importante da parte di Donnarumma, perché nel primo tempo ho fatto il discorso: se non tiri non segni.
è anche vero che se tu tiri e non segni, non vinci. Quindi è un fenomeno. Manolas costretto a tornare da Olsen. Il tempo sta finendo, anzi teoricamente è già finito. Quindi De Rossi ancora all'indietro per Olsen, che va al rilancio lungo. Maresca non lascia giocare più. Il tempo è finito. Roma 1, Milan 1. Questo è il verdetto della 22esima giornata di campionato, che ci ha detto qualcosa, ma sicuramente speravamo di più. Posso dire per la prima volta che io non mi aspettavo nulla, perché la Roma di quest'anno, qualunque cosa io mi fossi aspettato in qualsiasi partita, poi è successo di tutto e di più. Detto questo, io credo, senza dilungarci ulteriormente, di passare direttamente all'aftermatch. Di conseguenza noi per il momento chiudiamo, vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento ovviamente a venerdì sera per Chievo-Roma. Ringrazio in ordine Asia, che ci ha letto chiaramente i commenti. Ciao a tutti. Ringrazio il maestro, che è stato provvidenziale con le sue perle e con la sua regia. E ovviamente parla poco. Come sempre ringrazio PF per le sue delucidazioni. Grazie a voi, sempre Forza Roma ovviamente. Ringrazio Pablo Giallorosso per la sua dislessia. Grazie Federico per i suoi complimenti. Ringrazio per la visione. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Non la chiudiamo noi, perché la chiudono loro da casa. Un bacione e sempre Forza Roma. Sempre. Ciao. Buona serata a tutti.